Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi sono super emozionata perché appunto spacchetteremo assieme il nuovissimo calendario dell'Avvento Saint Laurent. Eccolo qui ragazzi in tutto il suo splendore. Ho speso 300 euro per questo calendario dell'Avvento, quindi ho delle aspettative altissime naturalmente. Ho aspettato tantissimo che mi arrivasse e adesso sono super curiosa di andare ad aprire tutte le caselle con voi. Quindi questa ormai lo sapete, questa è una delle mie tipologie preferite di sempre sul mio canale. Io adoro spacchettare questi calendari dell'avvento con voi, adoro tutti i calendari dell'avvento, adoro il periodo natalizio, quindi è davvero meraviglioso. E poi Saint Laurent è uno dei miei brand preferiti per quanto riguarda la moda in generale, quindi sono molto molto felice di averlo tra le mie braccia. Ma bando alle ciance, come dico sempre, e spacchettiamo tutto quanto. L'ho ordinato sul sito Saint Laurent e mi hanno spedito anche i documenti per il reso, che non avremo bisogno di fare, e altra cosina che mi hanno spedito è un piccolo campioncino del profumo Libre. Devo dire che esteticamente mi piace tantissimo, è molto molto bello, ha tutte queste stelline in questo inserto dorato che sembra molto di classe, con il classico logo Saint Laurent grande al centro e poi il resto è di colore nero. Andiamo a togliere il rivestimento e andiamo a scoprire come si presenta il nostro calendario. Dietro sulla scatola esterna troviamo come sempre tutte le spiegazioni di tutti i prodotti che troviamo all'interno. Appunto, queste sono sempre presenti su tutte le scatole dei calendari dell'avvento, ma come in ogni calendario dell'avvento non vado a sbirciare, non vado a guardare perché voglio l'effetto sorpresa con voi mentre spacchettiamo casella per casella. E questo è il nostro calendario. Vi devo dire, ragazzi, è parecchio pesante. Questo posso già anticiparvelo, è super super pesante, sto facendo fatica a tenerlo per farvelo vedere. Apriamolo e vediamo. Ok, qui che cosa c'è? Semplicemente un altro inserto in carta, presumo. Ta-da-da! Wow! Oh mio Dio, ma quanto è bello! È stupendo! È davvero, davvero stupendo! Come sapete, apprezzo particolarmente i calendari dell'avvento che hanno queste caselline richiudibili in modo da poter essere utilizzati volendo, così il packaging può diventare utile ed essere riciclato, perché poi si può comunque utilizzare, secondo me, per metterci dentro prodottini, make-up, cosine beauty o qualsiasi altra cosa, insomma, è riutilizzabile come packaging e questo mi piace un sacco, ma mi piace anche moltissimo esteticamente. Casella numero 1, eccola qua. Pacchettiamo, primo prodottino. Sono tutti incartati singolarmente, anche questi di Saint Laurent. Secondo me è un rossetto. Da quanto posso capire dalla forma, effettivamente sì, un rossetto. Questo decisamente non è un full size, è un mini size, ma molto molto carino. Replica perfettamente il pack dei rossetti in full size ed è un bellissimo rosso, proprio un classico rosso natalizio. Ed ecco, ve l'ho swatchato. Questo è il Rouge Pure Couture numero 1. Rosso classico, appunto, super natalizio e ci piace. Casella numero 2, questa ha il logo Saint Laurent, davvero molto molto carine le varie caselline. Anche questo piccolino, ma vediamo, secondo me è un eyeliner tipo. No, è una matita per gli occhi. Anche questa è in mini size, però tutto sommato non mi sembra affatto male la quantità di prodotto, anzi, anche se non mi era mai capitato di vedere una matita in mini size, è molto molto interessante. È una matita waterproof, quindi resistente all'acqua, colorazione nera classica. Anche questo ci piace, secondo me è un prodotto molto molto utile, un evergreen che indossiamo un po' tutte, insomma, la matita nera, quindi anche questo niente male per ora. Casella numero 3. Vediamo. Questa sembra pesantuccia. Pesantuccia. E qua mi sa che siamo arrivati al primo profumo, ragazzi. Quest'anno abbiamo visto che i calendari dell'avvento hanno tantissimi campioncini di profumo. Quindi anche qua ce l'aspettavamo. Wow. Questo è un mini size Black Opium che io non avevo, ragazzi. È famosissimo questo profumo. È
però per un qualsiasi motivo nella mia collezione mancava e quindi sono molto contenta di averlo trovato in mini size e comunque identica alla boccetta del prodotto in full size, più grande però appunto è piccolino. Ve la faccio vedere bene da vicino perché è davvero molto molto carina, ma appunto il prodotto è quello che troviamo in tutti i mini size. Ci sto prendendo gusto, io ve lo dico, siamo alla numero 4. Secondo me anche qui prodottino make up. Per il momento mi piace che ci siano molti prodotti make up, spero troveremo qualcosina anche di skincare. Vediamo. E questo sì, è un mascara, mascara effetto volume. Non c'è scritto il nome del prodotto, c'è scritto solo mascara volume effetto ciglia finte. Anche questo è decisamente un campioncino. I mascara Saint Laurent sono fantastici, mi trovavo benissimo con un mascara, adesso non mi ricordo il nome assolutamente, ma era il mio preferito per secoli, ho utilizzato solo quello, mi ricordo ancora il pack, era tutto dorato con il logo tipo piccolino sul tappino. Non so se è lo stesso perché appunto il packaging di questi mini size di mascara è sempre uguale, sono sempre tutti neri così piccolini, cambiano soltanto le stampe sopra, quindi non ne sono certa. Casella numero 5, ragazzi, questa è doppia, è gigante questa casella, anche se il prodottino non mi sembra tanto grande, vediamo. Questo mi sembra decisamente un full size ed è un rossetto matte, adoro, è il The Slim Leather Matte Lipstick effetto pelle, colorazione 1966 Rouge Lib, quindi anche questo è un rosso. Molto felice che ci sia un full size già alla casella 5. Eccovelo qua swatchato, come colore è abbastanza simile a quello di prima, ma questo è opaco. Anche questo un bellissimo colore, ottima la coprenza. Casella numero 6, anche questa è gigante, ragazzi, anzi questo forse è ancora più grande rispetto alla 5, vediamo. E anche qui, ragazzi, mi sembra, anzi sicuramente è un full size. Anche questo è un rossetto matte ad altissima pigmentazione, si chiama The Slim Velvet Radical, colorazione 21, vediamo che colore sarà. Bellissimo il pack. Anche questo è un rosso, ok, il 21 mi aveva un po' fregato, ho detto che sarà diverso rispetto agli altri, no, anche questo è un rosso. Molto molto bello il colore, anche se lo trovo parecchio simile agli altri due rossetti in realtà che abbiamo appena visto. Questo è un pochino più vellutato rispetto al secondo che abbiamo visto che era più opaco, molto molto morbido, anche questo coprenza ottima. Proseguiamo con la casella numero 7 e vediamo. No vabbè ragazzi, cioè scusate un attimo, anche questo è in full size, non ci posso credere. No, ok, non penso che sia in full size perché è un primer ed è piccolina come confezione. No, decisamente non era un full size, ma ha fregato un po' il fatto che avesse la scatola, visto che gli altri avevano la scatolina, quelli in full size, invece no, è decisamente un mini size, ma ottimo secondo me come packaging. Di prodotto ce n'è un bel po', si può utilizzare diverse volte, non è uno di quei campioncini che li utilizzi una volta e basta. E questo è appunto il Touche Eclat Blur Primer, è un primer illuminante ed ha tutte queste tipo dei micro glitterini dorati, eccolo qui, spero riusciate a vedere bene i micro glitterini, i micro flakes dorati. Non ho mai provato questo prodotto e sono curiosa di vedere com'è. Casella numero 8, che questa è piccolina, c'è un prodottino da scartare, alcuni hanno la scatola, la box, altri sono invece da scartare. Abbiamo un altro mini rossetto, ti prego non dirmi che sarà rosso anche questo, vi prego, è rosso anche questo. Io vi giuro, cioè io adoro il fatto che abbiano messo così tanti prodotti make up, però sono quattro rossetti tutti rossi, tutti simili. Anche qui avrei preferito magari un nude oppure almeno un colore diverso. Vediamo che cosa troveremo nelle altre caselle, però appunto quattro colori per le labbra tutti rossi. Ed ecco, ve l'ho swatchato, anche questo è un mini size, molto carino il pack, rossetto piccolino,
E la tonalità appunto è sempre rosso, questo è shiny, non è opaco, assomiglia al primo che abbiamo visto. Casella numero 9, vediamo che cosa troviamo qui. Spero non ci sia un altro rossetto rosso, un gloss rosso, no sto scherzando. Vediamo, vediamo, ok. E un altro mascara sempre in mini size, questo è il... Allora, c'è sempre scritto mascara volume, effetto ciglia finte, ma qui hanno aggiunto la parola radical, quindi deve essere un mascara diverso rispetto a quello che abbiamo trovato prima. Casellina numero 10, che questa è piccolina... Vediamo. Quanto mi piace scartare e scoprire tutto quanto con voi, perché avrei potuto anche sbirciare, ma mi rovinerei un po' la sorpresa se sapessi che cosa trovo all'interno. Quindi adoro il fatto proprio di scoprirlo con voi. Ok, no vabbè, è uno struccante bifasico. Ok, devo dire che non ho mai visto un campioncino di uno struccante più piccolo di questo. È veramente veramente minuscolo e più di un utilizzo non si può fare con questo prodotto, perché a me, almeno a me, per struccare gli occhi, il viso, lo utilizzo sicuramente tutto, quindi sì, è davvero un mini mini campioncino questo. Ma proseguiamo con la casella numero 11. Vediamo. Ok, altro prodotto skincare, questo è un siero per la notte e contiene acido glicolico, quindi sicuramente un prodotto effettivamente molto interessante. Eccolo qui, è il Pure Shots Night Reboot Serum e all'interno ci sono 7 ml di prodotto. Da questo riusciamo a ricavarne più di un utilizzo soltanto, per fortuna, anche se anche questo è parecchio parecchio piccolino, ma molto contenta che sia un altro prodotto skincare. E voglio farvi notare che il pack è in vetro, non è in plastica, quindi questo lo apprezzo molto. Casella numero 12 e siamo già a metà. Sto realizzando in questo momento, non mi sembra vero, siamo già a metà. Ragazzi, vi giuro che dalla forma mi sembra un altro rossetto. Ed è effettivamente un altro rossetto. Adesso vi prego, ditemi che non sarà rosso. Allora, io chiudo gli occhi, ok? Chiudo gli occhi, apro, me lo scrivete voi. Cioè, non posso, lo vedete prima di me, ok? Vi prego, ditemi che non è un altro rosso. Apro gli occhi. Ok, ok, ragazzi. Sono molto contenta di ciò perché è un bellissimo rosa antico, un rosa nude, molto molto bello, questo colore mi piace un sacco. Eccolo swatchato, davvero un bellissimo colore, finalmente non è un rosso, questo è sempre il Rouge Pure Couture, ma numerazione 70. Secondo me hanno già inserito tutti i rossi che avevano nella loro linea di make up di sempre e quindi non ce n'erano più a disposizione. E siamo già alla numero 13, rullo di tamburo, ok, questo è pesantino, secondo me è un altro profumo, vediamo, vediamo, di profumi ne abbiamo trovato solo uno per adesso, sono pochini. Vediamo, ed eccolo qua, oh mio Dio ragazzi, io adoro i packaging dei profumi Saint Laurent, secondo me sono sempre tra i più belli. Quanto è carina la boccetta, ci hanno messo anche il fiocchetto in tessuto come sul full size, bellissima davvero, e questo si chiama Mon Paris. Nell'altro video vi siete lamentati che non ho annusato e descritto i profumi, quindi lo farò adesso. Non che io sia bravissima, ma ci provo per voi. Wow, super floreale questo, molto fresco, molto giovanile, ha anche qualche nota dolce, ma niente di troppo forte. Sicuramente un profumo da giorno. Cioè, ragazzi, questo mi fa impazzire, buonissimo. Mi piace un sacco, sì, dolcino, ma floreale. Molto molto femminile questo. Tra l'altro, con tutti questi mini campioncini che ho, sto pensando di ricominciare a collezionarli, perché avevo una collezione io, ma ero piccolissima, cioè avevo avuto tipo 12 anni, ragazzi, una cosa incredibile, io ero pazza per questi mini size, non per i campioncini, ok, che hanno tutti la stessa boccetta, tipo questi, ok, questi li conosciamo, sono tutti uguali, hanno tutti la stessa forma, la stessa boccetta. Io facevo proprio collezione di questi e sto pensando di ricominciare a collezionarli, perché complici tutti i calendari dell'avvento che ho acquistato in questi anni,
ne ho tantissimi, quindi praticamente l'ho ricominciata questa collezione senza neanche volerlo. Siamo alla numero 14, il mio numero fortunato perché sono nata il 14 di novembre, tra un po' il mio compleanno, ragazzi. Allora, vediamo. Secondo me è un altro rossetto in mini size. Vabbè, che fantasia, ragazzi. No, vabbè, io scherzavo, ma è effettivamente un altro rossetto in mini size. Vi prego, ditemi che non è rosso. Facciamo come prima che ha portato fortuna e voi ditemi che non è rosso nei commenti, ok? Allora chiudo gli occhi. Non sto vedendo niente, non sto vedendo niente, ragazzi, di che colore è? Vi prego, ditemi che non è rosso. Un altro rosso. Io non ci posso credere. È il quinto rossetto rosso che troviamo in questo calendario. Non che non siano bellissimi assolutamente, però insomma sono tutti molto simili. Anche questo è Rouge Pure Couture, questo però in colorazione numero 83. È molto aranciato come tonalità, molto corallo. Mi sembrava molto più scuro e freddo nello stick, mentre una volta swatchato appunto è molto più arancio. Ragazzi, la casella numero 15 è enorme, è gigante, quindi ho delle aspettative altissime, tipo su cosa ci troveremo all'interno, vediamo. In realtà è molto leggera, quindi... vediamo, ok. Sento tipo un anello. Che cos'è? Un portachiavi? No, secondo me è un portachiavi. Sì, è effettivamente... No, non è un portachiavi. Cioè, sì, è effettivamente un portachiavi perché avevo notato l'anellino che si può applicare appunto alle chiavi. Ma è molto molto carino perché si tratta di uno specchietto ed è tutto decorato con le stelline con il logo Saint Laurent dorati su base nera. Penso che, cioè, sembra pelle al tatto, ma credo si tratti di simil pelle, di un tessuto, insomma, non vera pelle, ma di un tessuto che assomiglia al tatto e alla vista alla pelle. Eccolo qua, ho controllato ed effettivamente è fatto di acrilico e poliestere, quindi non è vera pelle, ma è molto molto carino. Qui naturalmente devo togliere la pellicola che va a proteggere lo specchio. Tutto sommato però devo dire molto molto carino ed è un prodotto che rimane questo, quindi... mi piace. Secondo me trovare gadget di questo tipo nei calendari dell'avvento ad alcuni piace, ad altri no. Io sono tra quelli a cui piace, non mi dispiace assolutamente trovare portachiavi o oggettini dei vari brand eccetera, ma so che alcuni preferiscono effettivamente trovarci i prodotti, quindi dipende un po' dai gusti in questo caso. Proseguiamo con la numero 16, vediamo, intravedo una scatolina, cioè di nuovo un mini size del siero Pure Shots, ma questo contiene iris e acido ialuronico. È molto interessante come prodotto, adoro che ci sia l'acido ialuronico, anche qui però di prodotto ne abbiamo poco, sono 7 ml. Non ci posso credere, ma siamo già alla numero 17, sì, non voglio mai che finiscano questi video. Altro mini size del Pure Shots, questa però è una lozione idratante. Non c'è scatolina, troviamo solo la boccetta, questa è di plastica e sono 10 ml. Considerando che si tratta di una lozione per il corpo e che il full size sono 200 ml, secondo me di questo si può fare un utilizzo solo. Anzi, non penso che basti neanche per tutto il corpo, onestamente, è davvero davvero piccola. Casella numero 18, devo dire che eravamo partiti benissimo con i full size, poi ne abbiamo visti praticamente pochi, ne abbiamo visti due se non sbaglio in questo calendario. Ma mi sa che abbiamo parlato troppo presto perché ne abbiamo appena trovato un altro. Abbiamo nuovamente un rossetto, vediamo... il colore, secondo me non è un altro rosso. Stupendo sempre il pack Saint Laurent e devo dire che effettivamente sì, si tratta di un altro rosso, però come tonalità è parecchio diverso rispetto agli altri. Questa differenza degli altri è decisamente traslucido, è il Rouge Volupté Shine numero 86. Non mi sembra vero che siamo già alla 19, ragazzi, sig, non voglio che finiscano questi video, mi piace troppo filmarli. Vediamo un po', allora secondo me questo è un mini size di una crema per il viso, secondo me così, dalla forma, non lo so, ma mi sembra,
Effettivamente avevo ragione, non ci posso credere. Avevo ragione, una mini crema, sempre della linea Pure Shots. Questa è la Perfect Plumper Cream, quindi una crema rimpolpante per il viso. Effettivamente, vedendo la quantità di prodotto, secondo me riusciamo a farci tre applicazioni, che sono 7 ml per una crema viso, davvero più di 2-3 applicazioni. Direi che non ce la facciamo. Siamo alla numero 20. Guardate che carina questa casella con il logo. Qui c'è qualcosina di pesante, vediamo. Un altro full size, ragazzi. Adesso sì che si ragiona. E abbiamo un altro rossetto. Tutto sommato però non mi dispiace affatto che ce ne siano così tanti, perché io adoro i rossetti Saint Laurent. Vediamo. Oh wow, anche questo opaco. E non è neanche un rosso, quindi top direi. Molto molto bello questo colore. Questo è il Tatouage Couture Velvet Cream, colorazione 216. La colorazione si chiama Nude Emblem, anche se secondo me non è proprio un nude, è più un tipo un rosa antico, però molto molto bello. E ripeto, full size. Casella numero 21, ne mancano solo 4 sig. Vediamo, vediamo. Ok, no vabbè ragazzi, questo è uno dei miei mascara preferiti del periodo, è il Lash Clash, il nuovissimo mascara Lash Clash. Siccome ho il full size ve lo faccio vedere, questo è appunto il full size e questo è il nostro mini. Sarebbe stato carino secondo me trovare un mascara in full size, ne abbiamo visti diversi in questo calendario e tutti piccolini, quindi secondo me sarebbe stato carino, anche se ancora non si sa, magari lo troviamo. Casella numero 22, anche questa molto carina con il logo tutta dorata. Altro rossetto in mini size, ormai ho già capito, stiamo trovando tanti rossetti e pochi profumi in questo calendario, mi aspettavo il contrario, non che mi dispiaccia, Allora, ok, appurato che si tratta di un altro rossetto, vediamo la colorazione. No vabbè ragazzi, è un altro rosso, ma mi sembra più scuro rispetto agli altri. Anche questo è il Rouge Pure Couture, ma in colorazione 1966. Non vedendolo accanto agli altri non riesco a vedere bene la differenza di colore, ma appunto anche questo è un rosso, forse un pochino più freddo come sottotono rispetto all'ultimo che abbiamo visto. Penultima casella, la numero 23, vediamo un po'. Ok, qua secondo me c'è un altro non sono sicura, ma credo sì, effettivamente c'è un altro profumo. Ok ragazzi, quanto è bella la mini confezione. Oh mio Dio, del profumo Libre, io la adoro, ho anche il full size di questo profumo e devo dire che la boccetta è esattamente la stessa, sono identiche. Visto che vi piace che io vi descriva le profumazioni, lo faremo anche con questo. Allora, questo è molto elegante, molto posh secondo me, mi ricorda proprio questa parola, posh, sa di pulito, sa quasi di sapone, sa proprio di pulito, ma è comunque molto elegante e sofisticato. Secondo me è un profumo sia da giorno che da sera questo. Lo uso spesso, appunto è presente in full size nella mia collezione e ci sarei un po' rimasta se non l'avessero inserito in questo calendario, quindi anche questo mi piace molto. Uffa ragazzi, purtroppo siamo arrivati alla fine di questo calendario e la casella numero 24, l'ultima, e questa è piccolina, me l'aspettavo, non so perché, l'ultima casella me l'aspetto sempre con la sorpresa più gigante, con la sorpresa più bella, essendo quella che si apre il giorno della vigilia, non lo so, ma andiamo a vedere, vedo una scatolina, e sì, anche questo è un mini size, non me l'aspettavo, il giorno, non lo so, l'ultima casella mi aspetto sempre un full size e invece è un mini size del profumo Blau. Non conoscevo questo profumo, quindi ho fatto una rapida ricerca su Google ed ho visto che si tratta di un profumo sia per uomo che per donna, un profumo unisex. Allora, non è tanto forte, devo dire. In realtà non mi rappresenta né un profumo maschile né un profumo femminile, è veramente una via di mezzo, un profumo molto fresco. Anche questo sta di
pulito, ma ragazzi questo ha veramente una fragranza molto molto leggera, è sicuramente un profumo da giorno e l'unica parola che mi viene in mente appunto è che sa di pulito, molto fresca, floreale, ma assolutamente non forte come profumazione, tipo su di me che i profumi non durano niente, penso che se vado ad applicare questo dopo mezz'ora, cioè tipo ciao, se n'è già andato. E questa era l'ultima casella del nostro calendario, che appunto io l'ultima casella mi aspetto sempre sia la cosa più figa, la cosa più gigantesca, e invece in questo caso non è stato proprio così. Quindi ragazzi, questo è quanto per il nostro calendario dell'avvento San Laurent 2022. Anche in questo caso, come in ogni video, voglio lasciare l'ultima parola a voi e voglio sapere da voi nei commenti se pensate che per 300 euro questo sia un buon, diciamo, rapporto qualità-prezzo, se li vale. Sono molto curiosa di sentire i vostri commenti. Secondo me non vi piacerà così tanto come vi è piaciuto quello di Lancôme, ma magari mi sbaglio. Effettivamente a me Saint Laurent come brand piace tantissimo, uno dei miei brand preferiti di sempre, quindi ho, diciamo, un po' un soft spot per Saint Laurent. Mi è piaciuto il fatto che ci fossero diverse full size, però forse avrei voluto per questo prezzo vederne qualcosina, qualcuna in più. E soprattutto mi sarebbe piaciuto se avessero introdotto anche altre tipologie di prodotti, perché devo dire di rossetti ne abbiamo visti veramente veramente tanti. Sono molto curiosa di vedere in questo caso che cosa mi direte, che cosa ne pensate. Io vi mando un bacio gigantesco, mia femmini, spero vi sia piaciuto questo video, se è così mettete like, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella altrimenti vi perdete tutti i miei prossimi video, ormai YouTube purtroppo è così. Quindi mia femmini, ancora un bacione gigantesco, siete pronti per il nostro abbraccio finale che non può mai mancare? Venite qua che vi abbraccio forte 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 forte. Stasera è Halloween, quindi io vi auguro un piacevole Halloween, fatemi sapere che cosa farete questa sera. Domani è festa, non ci sarà un nuovo video, ma io vi aspetto mercoledì alle 17:30 sempre qua su YouTube. Ciao.